e adesso quando vengono qua li schifiamo. Siamo qui a Susa con Nicoletta Dosio, esponente di Potere al Popolo e Unione Popolare. Dosio, come mai la manifestazione qui oggi a Susa? Non vi cagate sotto, andare. Perché in una valle che ha visto i morti partigiani, i cui figli sono stati partigiani, c'è il tentativo, l'ennesimo tentativo, di sdoganare il fascismo con questa iniziativa di ricordo della battaglia di El Alamein e di esaltazione del colonialismo fascista italiano e del colonialismo comunque. E qui l'iniziativa è stata presa dai nostri ragazzi, perché l'antifascismo non muore, la nuova resistenza è esattamente questo, e ci siamo anche noi, i resistenti di sempre, gli antifascisti di sempre. E questo è il segno che le idee sono più importanti dei loro manganelli e dei loro scudi e della loro prepotenza. Qui questa manifestazione è bloccata vicino al fiume da ingenti forze di polizia, come sempre, e quindi ritroviamo qui la stessa violenza del fascismo contro la natura che conosciamo da tanti anni in questa valle, proprio perché non vogliamo che il sangue versato per un mondo libero, senza guerra, sia stato versato in vano. Siamo qui e siamo molto orgogliosi che con noi ci siano i nostri ragazzi, e quindi vuol dire che il fascismo non vincerà, non vincerà la guerra, non vincerà il colonialismo. Siamo anche in una valle in cui le popolazioni espropriate da quei colonialisti e da quei fascisti che oggi vogliono ricordare l'ennesima prepotenza rispetto agli altri popoli, bene, quei popoli cercano di passare attraverso la nostra valle per cercare lavoro, dignità, vita, lontano dai loro paesi, perché i loro paesi glieli hanno espropriati, li hanno derubati di tutto. Non della dignità, perché quella continuano ad averla. Chi non ha dignità sono costoro, sono coloro che continuano a sostenere delle idee immonde, che continuano a sostenere la violenza, che continuano a pensare che la guerra sia la sola, l'unica igiene del mondo. Noi pensiamo che l'igiene del mondo sia la libertà, l'uguaglianza tra i popoli e tra le persone. Grazie. Prego.